Quindi una delle cose più difficili è proprio farsi venire quell'idea e sembra quasi di non avere mai il tempo. Non ho tempo di fotografare cose e non so neanche cosa fotografare. Oppure non mi piace mai quello che fotografo. C'è sempre questa, diciamo, crisi del materiale foto e video da poter utilizzare per i social dell'hotel. Queste foto e questi video devono essere per forza professionali? No, non per forza. Devono essere però interessanti, veri, quotidiani, no? Quasi del momento. Quindi non per forza professionali. È chiaro che dipende su cosa stiamo puntando. Se stiamo puntando sul brand, sull'avere un feed molto bello da vedere, su un certo tipo di livello estetico, di gusto estetico, allora sì, è opportuno che le foto siano professionali, però lì dipende, non tutti gli alberghi sono, cioè gli alberghi non sono tutti uguali e poi non tutti hanno le stesse esigenze, per cui dipende sempre dall'obiettivo che uno ha. Bentornati a Sedute Comode. Oggi prendiamo su un argomento ostico, che più ostico non si può, che è la gestione dei social per l'albergo. Allora, esaminiamo questo argomento parlando di foto, testi, costanza e real time. Partiamo dalla parte più difficile di tutte, che sono le foto. Allora, il post è fatto di una foto e di un testo. Da dove le prendiamo queste foto? Le prendiamo, le dobbiamo scattare, le scattiamo in albergo. E quindi una delle cose più difficili è proprio farsi venire quell'idea e sembra quasi di non avere mai il tempo. Non ho tempo di fotografare cose e non so neanche cosa fotografare. Oppure non mi piace mai quello che fotografo. C'è sempre questa, diciamo, crisi del materiale foto e video da poter utilizzare per i social dell'hotel. Queste foto e questi video devono essere per forza professionali? No, non per forza. Devono essere però interessanti, veri, quotidiani, no? Quasi del momento. Quindi non per forza professionali. È chiaro che dipende su cosa stiamo puntando. Se stiamo puntando sul brand, sull'avere un feed molto bello da vedere, su un certo tipo di livello estetico, di gusto estetico, allora sì, è opportuno che le foto siano professionali, però lì dipende, non tutti gli alberghi sono, cioè gli alberghi non sono tutti uguali e poi non tutti hanno le stesse esigenze, per cui dipende sempre dall'obiettivo che uno ha. Diciamo che anche quando si vuole comunque in ogni caso, quando si vuole gestire il social, che sia Facebook, che sia Instagram, in modo professionale e attento, sarebbe opportuno, diciamo, far realizzare il materiale fotografico. Questo materiale fotografico lo può realizzare un fotografo di vostra fiducia oppure l'agenzia web stessa che vi segue i social, quindi si può fare in tanti modi. L'importante è che l'agenzia poi abbia in mano qualche centinaio di scatti da potersi gestire nel corso dell'anno, perché poi si lavorerà sul piano editoriale, per cui è bene avere questi scatti in grande quantità e anche e soprattutto ci vuole la varietà. Quindi, chiaro che le foto quando sono tristi è dura poi andare a scrivere un testo su una foto triste. Mi viene da pensare a quel piatto con quella brioche tutta sola, con quelle bricioline. E dietro c'è un muro bianco e questo piatto è poggiato su un TNT blu e non c'è nient'altro su quel povero tavolo. Cioè, lì scrivere un testo non è facilissimo e non è nemmeno facile esprimere l'allegria di una vacanza quando si va a fotografare il mare ed è cupo, è buio, è invernale, c'è la nebbia, insomma. La foto ispira molto il testo e qui passiamo all'altro aspetto. Talvolta gli albergatori possono non essere tanto contenti dei testi che qualcuno realizza per loro, oppure se diciamo, seguono i social in autonomia, possono
Posso non avere idee, insomma, che scrivo oggi che non sia la stessa cosa che ho scritto la settimana scorsa, 2 settimane fa, oppure che non sia uguale a quello dei miei competitor. Insomma, è un lavoro creativo la gestione dei social. Da un lato è molto tecnico, dall'altro è molto creativo. Quindi o uno ha delle doti particolari in sé oppure deve demandare questo tipo di lavoro a un'agenzia che lo fa di professione. Diciamo che il testo dovrebbe, quando le cose sono fatte in modo professionale, seguire il tono di voce che è stato definito per il tuo albergo. Può essere più o meno colloquiale, più o meno amichevole, più o meno onirico, dipende dalla personalità aziendale. Però una volta stabilito il tono di voce, dopo si scrive seguendo quel tipo di tono di voce. Non è, diciamo, non è consigliabile cambiare tono di voce di frequente, perché comunque chi vi segue rimane disorientato, si aspetta da voi comunque che ci sia una coerenza comunicativa sia a livello di foto sia poi a livello di testo. Ci sono degli albergatori, rarissimi casi, sto pensando proprio a un albergo specifico, hanno la passione per gli allestimenti nell'hotel e poi festeggiano tutto. Qualsiasi cosa ci sia da festeggiare, loro la festeggiano e ogni volta fanno un allestimento. E quindi colgono l'occasione per realizzare proprio dei veri piccoli set fotografici, ma in casa, senza professionisti. Loro di famiglia si fanno fotografare e si fotografano. E quindi a un certo punto si ottiene anche un bel set di foto, sempre originale, per tutte le settimane. Quando l'albergo poi è chiuso, chiaramente non è che puoi fotografare l'albergo chiuso, però loro partecipano, diciamo, alla vita cittadina, vanno nei dintorni, le sagre, le feste, i concerti, le inaugurazioni, qualsiasi cosa avvenga nei dintorni, loro vanno, partecipano e realizzano nuovamente questi piccoli set fotografici. Questo cosa comporta? Comporta che tutto l'anno albergatori di questo tipo forniscono all'agenzia dell'ottimo materiale per portare avanti la comunicazione social nel modo più corretto possibile. È chiaro che ci vuole una certa predisposizione personale, no? Ti deve piacere sistemarti e farti fotografare, devi avere le idee, devi avere qualcuno che ti segue e ti fotografa, perché non è neanche così, così scontato che ci sia. Quindi un po' bisogna avere una sorta di attitudine personale, ma un po' è organizzazione. Il social mi serve per far funzionare il mio albergo? Sì, e allora bisogna che io mi organizzi, fa parte del lavoro. Il metterci la faccia funziona moltissimo, voi tanto lo potete vedere, no? Se postate la solita alba avrete 10 like, se postate la vostra faccia anche venuta poco bene, col cane magari, e ne prendete 100, insomma. Quindi il metterci la faccia funziona, basta guardare i numeri. E quindi anche lì c'è l'albergatore che ha più piacere di mostrarsi, l'albergatore timido che assolutamente non vuole comparire sui social. Queste sono tutte questioni che ovviamente modificano la resa della gestione social. In linea generale, un oggetto e un paesaggio non saranno mai attraenti come la vostra faccia per quanto riguarda l'hotel, quindi sappiatelo. Parliamo di costanza. Adesso tutti gli esperti di social dicono: ah, ma per avere successo un profilo deve avere costanza, cioè bisogna pubblicare se si decide tutti i giorni, se si decide tutte le settimane. Ora, è vero, ci vuole costanza, è fondamentale per far crescere la pagina, per quello esistono i piani editoriali che la vostra agenzia immagino vi realizzi. Il consiglio è pubblicare almeno una volta alla settimana, quindi un post garantito alla settimana durante i mesi d'apertura dell'albergo, mentre durante i mesi di chiusura o eventuale chiusura può andar bene un post ogni 10 giorni, si può un pochettino diradare. Quello che non bisogna fare è sparire del tutto, oppure pubblicare 5-6 volte un giorno e poi sparire per 10 giorni. Ecco, queste cose qui sono solo controproducenti. Quindi attenzione, costanza e frequenza. L'altra questione, che anche lei è un po' pruriginosa,
ai social piace tanto il real time, ma proprio tanto. Quindi tutto quello che dà l'idea di essere stato scattato, fatto, vissuto, scritto in quel minuto lì, è chiaro che funziona meglio. Però voi direte, ma io mica posso vivere, no, postando cose e faccio un altro mestiere. Sì, è vero, è vero. E quindi non si può fare nella maggior parte dei casi. Per questo esistono comunque dei fornitori, delle aziende, delle agenzie che sulla base di un piano editoriale ti realizzano i post in modo che comunque diano una parvenza di real time. Per far questo, chiaramente sarebbe opportuno d'inverno avere delle foto invernali, d'estate delle foto estive e via dicendo. Si può anche pubblicare d'inverno qualcosa di estivo, ma bisogna essere proprio molto espliciti nel ricorrere al tema della nostalgia, che ci sta perfettamente perché è una leva per l'acquisto. Quindi, per ricapitolare, i social sono fatti di foto, la foto è la cosa principale, quindi bisogna investire sulle foto, tempo e risorse. I testi, il testo segue la foto, chiaramente chi scrive deve essere qualcuno che vi conosce o comunque vi ha studiati a sufficienza da poter entrare nelle vostre teste, nella vostra personalità aziendale. Ci vuole costanza e quindi è un lavoro che si posta tutti i martedì, e quindi ci vuole un piano editoriale, qualcuno che lo realizzi. E poi, insomma, bisogna tenere presente questa questione del real time, che è sempre molto gradito al pubblico dei social. Detto ciò, vi lascio e vi aspetto alla prossima puntata tra una settimana. Ciao!